e lo si preserva solo vincendo, una gara che poteva valere invece una salvezza diretta. Ma si corre anche il serio rischio di andare giù, giù nel senso al terz'ultimo posto. Cambierebbe molto lo Sì, scenario futuro. cambierebbe molto perché io non voglio tornare a ripetere. Oggi sono rimasto un po' sorpreso, lo dico sinceramente, perché mi aspettavo da altre partite risultati diversi. Indubbiamente adesso noi dobbiamo guardare a noi stessi. Se dovesse essere, dobbiamo cercare di andare a fare la nostra partita. È vero che ci siamo complicati ulteriormente la vita perché ho anche tre giocatori rifiutati, di conseguenza in prospettiva di eventuali partite di playoff, bisogna guardare anche quello, bisogna guardare. C'è tutta una situazione un pochettino da valutare. Abbiamo una settimana di tempo e tireremo le somme e penseremo. Io sono convinto ancora che dobbiamo andarci a giocare la partita. Poi dopo vediamo quello che succede. Mister, risultato bugiardo, D'Aversa non era molto d'accordo. Lui cosa ha detto? Che era convinto di aver vinto? Beh, Sì, sì, io. meritava la vittoria, infatti. Ma probabilmente io se fossi lui insegnerei a giocare meglio il Parma, perché con i giocatori che ha, con il budget che hanno, arrivare a 13 punti di stacco dal Venezia, io mi metterei una mano sulla coscienza se fossi nella dirigenza, se fossi negli allenatori, invece di guardare il risultato di una squadra che indubbiamente se siamo in quella posizione qualche difficoltà l'abbiamo, ma io guarderei in casa mia, guarderei perché con un po' di giocatori indubbiamente probabilmente erano convinti di stravincere il campionato e forse oggi la delusione sia, ma no. A guardare un episodio, vanno a guardare una prestazione. Vengono da tre sconfitte in cui probabilmente, a detta del loro capitano, sono stati inguardabili, di conseguenza io guarderei soprattutto prima in casa mia. Abbiamo visto Sansovini distrutto a fine partita. E forse l'errore che non si deve correre adesso è proprio questo, cioè quello di addossare responsabilità ad un giocatore, non da parte vostra, da parte di noi tutti, per un errore che, come ci ha ricordato lei, ci sta. Io non posso condizionare l'opinione dei tifosi e soprattutto di quei giornalisti. Io personalmente, Marco è un giocatore che mi ha dato tanto, mi sta dando tanto, è un giocatore carismatico, io so quello che ha il suo valore all'interno dello spogliatoio, non giudico il singolo errore perché ne ho fatti talmente tanti io che allora a questo punto dovevo mettermi le mani veramente nascondermi, perciò so perfettamente che chi gioca a pallone può fare questi errori. Assolutamente da parte mia non ci sarà nessun tipo di rimprovero perché sul singolo errore io non vado mai a cercare il colpevole. Io guardo la prestazione della squadra. Un'ultima annotazione, mister, mi scusi se l'ho interrotta. Barbuti è stato avvicendato ed è stato un cambio che non è piaciuto, glielo dico Ma molto. Barbuti sta portando, se avete visto la fasciatura, Barbuti si sta. Non dico trascinando un pochettino un problema al ginocchio, anzi, durante la settimana gli diamo dei turni di riposo perché questo ginocchio avrebbe bisogno di altri trattamenti. Lui sta tenendo duro e questo gliene va merito, però è normale che alla lunga può andare incontro ad ulteriori problemi. Di conseguenza era solo un discorso di poterlo preservare perché poi a un certo punto cercavamo un pochettino più di ampiezza, un pochettino più di profondità. Con l'ingresso di Fratangelo e con l'ingresso poi di Tempesti pensavamo di trovare un pochettino più di vivacità negli ultimi 15 minuti. Carraro l'ha delusa. No, Carraro ha fatto la sua partita, indubbiamente loro, torno a ripetere, il primo tempo abbiamo trovato parecchie difficoltà perché non riuscivamo a salire, non riuscivamo a trovare questo fraseggio che avevamo provato in settimana. E lui è uno che se senza questo fraseggio è normale che non potevo pensare da lui che potesse trovare la profondità. Di conseguenza probabilmente siamo stati anche noi come squadra che non l'abbiamo aiutato in quel senso. Sansovini? No, ma non deve chiedere, ma ci mancherebbe che un giocatore debba chiedere scusa, lo farà perché so che questa è una squadra che al di là di tutto c'è un buonissimo rapporto tra chi gioca e chi non gioca, di conseguenza non è minimamente il gruppo che va a cercare un colpevole, è una squadra che sa che se si trova in questa situazione è perché la colpa è un pochettino di tutti, tutti, il primo sono io perché sono quello che li guida e di conseguenza non si va assolutamente a cercare il singolo colpevole, perché altrimenti di errori ne abbiamo fatti tanti. Chi non osa non sbaglia. Mister, conti di recuperare uno tra Spighi e Petrella o tutte e due, già da Salò? Spighi sicuramente più avanti, Petrella io non
mi dispiace per lui perché lo vedo affranto, distrutto, sta attraversando un periodo che appena si muove gli succede qualche cosa. È molto recente, perché si tratta di ieri il problema che ha avuto, di conseguenza, anzi di venerdì, però l'esame che ha fatto è stato fatto ieri, dovremo vedere un attimino perché purtroppo questi problemi che hanno avuto sono arrivati sempre sul finale di stagione e avendo bisogno dei giocatori abbiamo forse fatto l'errore di affrettare un pochettino, perché purtroppo ve l'ho detto, in alcuni ruoli l'esigenza di avere alcuni cambi era imminente, di conseguenza probabilmente avevano bisogno di qualche giorno in più di riposo. Affrettando il recupero siamo andati incontro a delle ricadute. Spighi penso che sia più avanti come recupero rispetto a Bertone.